Radio Bonda. Radio Morgan, for all the people of the world. Tutti sono e pochi diventano. L'unico limite dell'uomo è la sua limitatezza. Entriamo nel vivo del progetto. Gessamina, per cortesia, spiegaci bene Sì, senz'altro. Allora, come dicevo anche prima, per chi magari fosse un po' fosse collegato un po' in ritardo, ripeto che è un progetto questo di una mostra di 6 artisti, 4 di installazione e 2 di... Mamma mia, c'è la memoria che va stasera. 2 pittori, 2 fotografi e 2 di installazioni. Ecco, adesso siamo giusti. I nomi mi pare doveroso dirli perché sono Piero Tofano e Giuliana Di Girolamo, fotografi. Alberto Cipolla e Vallì Pavan, che si sono occupati della pittura ad olio. Enrico Vianello, Daniela Vecchiato. Daniela Chinellato, scusate, Gessomina Vecchiato, e che si sono occupati delle installazioni, quindi diciamo diversi linguaggi per un unico progetto. Sì. La mostra è partita dal libro Body Copia, Profumo di Caffè, Microcosmi di Provincia di Lucio Carraro, che è uno scrittore moglianese. Lui ha alle spalle anche altre pubblicazioni, quindi noi lo conosciamo molto bene. La mostra è stata curata dal professor Angelo Zennaro, che ha curato anche il catalogo, che è venuto molto bello, tra le altre cose, veramente ci è piaciuto moltissimo. E noi abbiamo lavorato su questi frammenti di vita che Lucio ha descritto nel suo libro, degli spaccati della vita di provincia. E ognuno di noi ha guardato nel suo vissuto per trovare a sua volta degli spaccati di vita, di emozioni vissute da rappresentare come lui ha fatto. Interessante. Sì. Ma tu conoscevi già Carraro? Sì, lo conoscevo già perché è di Mogliano Veneto, dove c'è anche la nostra associazione. Preciso che una cosa che non ho detto è che questa mostra è stata fatta attraverso l'associazione Oltre lo Sguardo, presidente Angelo Zennaro, e sostenuta dal comune di Mogliano Veneto e dal centro artistico Piranesi, che mi pare importante. E Lucio Carraro è anche lui residente a Mogliano, lo conosciamo in moltissimi perché è uno scrittore che abita lì, ha insegnato, ha fatto il maestro nei suoi tempi quando lavorava, quindi amico e conoscente del presidente Angelo Zennaro e curatore della mostra, quindi lo conosciamo già, lo conoscevamo già da molto tempo, insomma, ecco, questo cioè, volevo dire. E questa partecipazione a questo progetto ti ha richiesto molto lavoro?
Ha richiesto molto lavoro, sì, perché abbiamo fatto anche degli incontri tra gli artisti partecipanti per parlare un attimo di cosa avevamo percepito nella lettura del libro, ognuno col proprio sentire, con la propria sensibilità, e a che punto anche eravamo col lavoro. Ci siamo confrontati più volte perché volevamo arrivare a un unico progetto, seppur ognuno con un linguaggio diverso e anche riconoscibile, però alla fine ottenere un'unica opera, ecco, diciamo così, tra virgolette, microcosmi di provincia. Tant'è vero che nel catalogo è stato scelto di non mettere titoli alle opere fotografate, in modo proprio da poterle unire in un titolo unico, Microcosmi di provincia. Questo è stato il progetto. È stata una scelta molto accurata. Molto, molto curata. Ognuno di noi ha fatto un'introspezione di quello che ha vissuto, io stessa, poi ho trovato anche, tra le altre cose, molti spunti. È stato molto stimolante per me e anche sicuramente per gli altri che hanno partecipato, perché è stata una ricerca interiore di cosa abbiamo vissuto, di certi momenti che ci sono rimasti più impressi di altri nel nostro percorso di vita e che ci hanno stimolato a cercare di riprodurre attraverso il linguaggio che ognuno ha. È stato davvero molto, molto bello, molto, molto stimolante, veramente. Lo dico anche da critico d'arte, quindi da uno addetto ai lavori, Sì. può avere una duplice valenza perché in questo modo è coinvolgente sia per gli artisti ma anche per chi guarda la mostra. Certo. Lo scrittore stesso è rimasto molto, molto contento, molto entusiasta di questa cosa. Molto contento è stato anche l'organizzatore, il curatore, perché alla fine siamo riusciti ad ottenere quello che ci eravamo prefissati, rimanere dentro il tema della mostra. E noi non ci siamo preoccupati, diciamo, di rappresentare gli spaccati che ha scritto l'artista, perché quelli già li conoscevamo attraverso il libro, ma dovevano essere nostri, nostri con lo stesso ragionamento dello scrittore. Questi spaccati poi sono anche, come dire, di un tempo anche passato, però sempre apparentemente frammentati, ma alla fine non lo sono e rappresentano anche situazioni interiori dei tempi attuali, insomma, tutto si ricollega, ecco, diciamo. Gessmina, dai, tu descrivici meglio le tue opere perché non vuoi, lo so che tu non vuoi soffermarti sulle tue opere, ma siamo curiosi, come sono? Allora, io ho lavorato per questo progetto su tre opere. Pensando al mio vissuto, ho trovato tre spunti, quelli proprio che mi hanno colpito maggiormente. E sono tutti episodi del passato, di quando ero bambina, diciamo. E infatti, beh, uno si chiama, è un arazzo composto di tessuti, bottoni, pizzo. Se andate nei miei riferimenti Facebook e Instagram li trovate, e l'ho intitolato The Royal Sleep. È grande, 130 in altezza e 76 in larghezza, ed è lavorato con bottoni piccoli piccoli che fanno uscire delle rose, sembra quasi un mantello. E questo è nato da un gioco che facevo da piccola assieme a un mio fratello più grande, Ah.
E poi veniva questo cugino della stessa età sua, io ero intorno ai 5-6 anni, loro intorno ai 10-12. E non so come mai qua e là mi coinvolgevano in un gioco un po' strano che io non ho mai capito, ma non mi importava, perché già il fatto che mi chiamassero a partecipare mi faceva sentire di un'importanza enorme. E cosa facevano? Mi mettevano seduta in una seggiolina piccola, prendevano un grande telo vecchio, non lo so, me lo mettevano sulle spalle e io dovevo fare la parte della regina dormiente. Sì, dovevo fare sta regina, ma sta regina stava sempre zitta. Poi non so come arrivava mezzanotte e tutti dovevano addormentarsi. E loro lavoravano per conto suo e io reclinavo la testa di lato, ferma immobile con questo mantello. Non ti dico che straccio, che vecchio, però per me era preziosissimo. Mi sentivo davvero una regina. Perché mi coinvolgevano loro più grandi, che mi coinvolgevano piccola io in questo gioco, veramente era un mantello reale. E il pensiero è stato proprio di rappresentare una sorta di mantello regale, però era un mantello che veniva usato durante un sonno, una regina dormiente. Allora un sonno reale, il titolo, un sonno reale l'ho trovato appropriato. E questo è un ricordo che mi è rimasto molto molto impresso tra i vari altri che ho rappresentato. Sì, era molto bella sta cosa perché io ero molto piccola e mi sembrava impossibile che loro mi volessero coinvolgere, capisci? Questo era il fatto, quello che mi faceva sentire regina proprio fino in fondo. Ci pensi, cioè, Sì. che servivano chissà quali giochi, queste cose semplici. Ma guarda, c'era sta roba vecchia, loro usavano dei bidoni che suonavano, battevano come fossero delle campane di mezzanotte, veramente senza niente si giocava e ci si divertiva molto in quei tempi, sicuramente, con tutti gli altri mezzi, con tutte altre cose diverse da adesso. Che proprio non ci, no, non ci siamo, non so se sia meglio o peggio, però certamente c'è un abisso, questo sì. È finita qui, perché dovete sapere che intorno a questo ragazzo Gelsomina ha lavorato ulteriormente. Gelsomina, raccontaci cosa hai fatto. Sì, per sviluppare questi lavori mi sono scritta dei mini raccontini, diciamo, chiamiamoli così, che ho fornito assieme al curatore della mostra, assieme al lavoro fatto, come motivazione dell'arazzo. Questi non sono pubblicati nel catalogo perché questo è stato il mio modo di sviluppare il lavoro. A me è venuto più facile così. E allora Katia mi invitava a leggere, che sono poche righe, le motivazioni proprio scritte che riguardano questo arazzo The Royal Sleep, e dove la spiegazione, diciamo, che è proprio strutturata come io l'ho pensata. Insomma, lei mi inviterebbe a leggerlo. Che dici? Proseguo? Allora, The Royal Sleep. Trovo il gioco una tra le parti importanti per la corretta crescita di un bambino o bambina. La mia infanzia è stata intorno agli anni 60. Si giocava con modi e cose molto più semplici di quelli attuali. Tutto poteva essere utile: una vecchia pentola, un vaso, dei sassi, vecchi vestiti, bambole che non si sapeva più a cosa assomigliassero, tanto erano malconce. Almeno le mie. Erano in buono stato, anche se mancavano gli occhi, mezza testa, un braccio, una gamba, se non entrambi, e tassativamente vestite di stracci. Ma quando tu hai solo 5 anni e
E tuo fratello più grande di te, di sei, ti coinvolge nel suo gioco con un cugino per impensonare una regina dormiente. Non ce n'è per nessuno. Ti senti davvero una regina, anche se non ho mai capito di quale gioco si trattasse. Ecco, queste sono le righe che io mi sono scritta per entrare proprio nella motivazione, nel lavoro dello sviluppo di questo arazzo. Gessina, ti volevo chiedere. Dimmi. Ma tu ti eri mai scritta, ti racconti, la prima volta? Beh, in questa forma così direi di sì. Mi sono scritta, ho una mia passione, diciamo così, mi piace la scrittura descrittiva. E allora io quando penso a un fatto, una cosa, mi piace descrivere quello che vedo, quello che percepisco, quello che ci leggo, ecco. Non sarei mai capace di scrivere un romanzo, per dire, non mi piace inventare, non ne sarei capace. Però la scrittura descrittiva, quella sì, mi piace molto. E anche forse per questo motivo che mi è venuto più facile sviluppare questi lavori preparandomi prima dei mini racconti in modo che mi aiutassero di più. Forse è anche questo il motivo, io credo. Sì, sì, sicuramente sei più della corrente del verismo che non di quella fantasy. No, non è non, pur leggendo volentieri qualsiasi cosa, però per me la scrittura descrittiva è quella che incontra maggior. E ci siamo con il secondo arazzo di Gelsomino. Dai, e se raccontati un po'. Come dicevo anche prima, sono arazzi basati su ricordi della mia infanzia che ho vissuto veramente in modo molto profondo. E anche questo, intitolato Magic, che ha una lunghezza in altezza di 140 per 80 di larghezza, ed è intitolato Magic perché proprio rappresenta l'idea che io avevo, che ho avuto, è quella di rappresentare una magia. Ed era una magia che io chiedevo quando ero bambina, in certe situazioni, quando in inverno si prospettava l'idea, o la previsione era, che potesse nevicare. Io adoro la neve, l'ho sempre adorata anche da bambina, ed era sempre un momento magico, e lo è sempre stato anche da adulta, un momento magico. E l'aspettavo proprio con ansia quasi, ma anche adesso non è diverso. Mi sembra di essere in un mondo, essere catapultato in un mondo di magie. E quindi quando smetteva di nevicare, che da bambina, o quando non era promessa, era stata prevista, però non arrivava, ci rimanevo male. E allora imploravo il cielo che mi aiutasse, che facesse questa magia, che facesse nevicare a tutti i costi, perché di sì, perché io l'aspettavo, la desideravo, quasi fosse non so cosa, un regalo che più bello non si poteva. Per questo chiedevo questa magia, e quindi ho cercato di rappresentare questa magia della neve che io chiedevo che venisse a tutti i costi. Gessmina, sì. Anche qui hai fatto un racconto? Sì, perché questo mi aiutava proprio nello sviluppare poi il lavoro col tessuti e le cose che ho usato, insomma. Proprio mi ha dato dei riferimenti precisi sui quali lavorare. Ah, okay. Questo è stato il tipo di aiuto che mi hanno dato questi racconti abbinati ai lavori che ho fatto. Ci vuoi leggere qualcosa? Sì, se lo posso fare già, se non c'è No, vai pure. Vado pure, ok. Allora, Magic, titolo di questo arazzo.
Quanto mi piaceva la neve da bambina e quanto mi piace anche adesso, a dire il vero. Ho sempre avuto la passione di osservare il cielo, le nubi, gli avvenimenti atmosferici, specie quelli intensi. Osservare il forte vento che scuote gli alberi, la pioggia battuta sempre dal vento, ma la neve è sempre stata l'apice di tutto. Tenere sotto controllo la temperatura, quanto scende, se le nuvole si fanno sempre più fitte e cupe, guardare attraverso qualcosa di scuro o una luce per vedere se inizia a scendere qualche fiocco. E quando la vedo, esplodo di gioia, come allora. All'epoca, se il tempo mi tradiva e nonostante tutte le premesse non nevicava, mi sentivo triste. Talmente triste da implorare al cielo una magia ad alta voce. Ti prego, neve, vieni, qui nessuno mi ascolta, ascoltami almeno tu. Ora non chiedo più la magia. Il clima è talmente cambiato che è subentrata una sorta di rassegnazione a non vederla più qui in pianura, dove io abito. Ma voglio continuare a pensare alla bambina che invece la magia la chiedeva. E nel chiederla era piena di speranza. Questo è racconto vero in ogni sua virgola, perché io veramente mi mettevo nel cortile a mani giunte con il viso verso su e speriamo che mi ascolti qualcuno. Come i bambini si sentono incompresi, io mi sentivo incompresa a volte perché non mi lasciavano, non mi davano permesso per certe cose, e allora trasmettevo questo messaggio al cielo: non mi ascolta nessuno, che mi fa sorridere adesso, sinceramente. Poi io credo come hai rappresentato la neve, questo che ci dicevi? Sì, allora, qui dunque io faccio né più né meno come fanno tutti i pittori che usano i colori ad olio, non cambia niente anche se io uso i tessuti, perché il pittore cerca il colore, cerca la tonalità, la composizione, e io faccio le stesse identiche cose con i tessuti. Certo, diciamo che è tutto molto interpretato e soggettivamente. Io ho trovato, per esempio, un fondo, un tessuto che era azzurro, tutto quanto glitterato, sì, per rappresentare, diciamo, il cielo. Questo io ci vedevo il cielo. Sì. Poi ho messo dei pizzi che hanno dei disegni, anche delle fasce lunghe, che ricordano la forma della neve, della stella della neve. Sì. E poi ho trovato anche, che mi è piaciuto mettere, delle fasce con proprio delle palline, quasi dei pompon, e li ho distribuiti in un certo modo, e assieme anche ad un altro tessuto su questo fondo azzurro, diciamo un azzurro piuttosto blu glitterato, che è un rosso lucido con tutti a pois bianchi. Quindi tutte queste cose messe insieme, come ci ho studiato sopra, a me fanno pensare alla neve. Io a me fanno pensare alla neve. Io l'ho interpretata così. Dal punto di vista volevano quello. Sì, certamente che mi rendo conto che vanno spiegati ad uno che guarda, a una persona che li guarda. Se vengono spiegati è meglio, perché quando tutto è interpretato poi, dipende anche da chi lo guarda, come lo percepisce, insomma, magari questo volevo dire, magari non sempre, ma insomma può essere che ci sia questa necessità, e ben volentieri, insomma, sono qui apposta. E se mi non ne approfittiamo di spiegarci anche il terzo razzo che mi hai mandato nelle foto. Sì, molto, in maniera molto sintetica, si intitola Why, che vuol dire perché, e rappresenta questo, come dire, rappresenta quello che io pensavo di fare, era
il tema del razzismo. Questo è nato da un esame finale di terza media che ho fatto, un compito di italiano. Tra i vari temi proposti, io ho scelto un tema che parlasse del razzismo, perché gli altri li trovavo un po' banali, parla di 3 anni di scuole medie, insomma non c'avevo niente da raccontare. Io invece a casa avevo mia sorella, delle mie sorelle, molto appassionata di temi bellici, di temi di ingiustizie sociali, eccetera, eccetera, che mi teneva sempre molto informata. Io molte cose le sapevo già quando sono andata a scuola, perché lei mi raccontava della guerra, dell'ultima, dell'inizio, molto circostanziate anche le cose che mi diceva. E quindi ho scelto questo tema, è andato, consentitemi di dirlo, molto bene questo tema, perché poi il mio insegnante di italiano me l'ha detto che è stato molto contento di come l'ho sviluppato, anche perché alla fine su intorno 37-38 ragazzi non aveva scelto nessuno, tra le altre cose, perché evidentemente magari pensavano fosse più impegnativo, oppure più facile da fare quello che parlava dei 3 anni di scuola, come la maggioranza ha fatto. Ma non è perché io ho scelto questo o io pensi di aver fatto chissà chi, non sentivo di avere niente da dire negli altri in questo, sì, anche perché ero molto, molto, ero informata a casa, si parlava molto di questo, quindi avevo anche dei fatti proprio da descrivere. E ho pensato di fare questa scelta e l'ho scritto proprio di getto tutto, fino alla fine, insomma. È interessantissimo. Sì, anche questo ha un suo racconto, che qua la cosa è un po' più lunga e non credo ci sia neanche più tempo, però insomma in sintesi parla. Queste sono le motivazioni che io l'ho fatto. E ho usato cose molto, molto lacerate, ho fatto anche delle persone molto, molto proprio cucite, con gambe, braccia, ma appese proprio in maniera, proprio lasciate su se stesse, ripensando anche alla Shoah. Ci sono stati diversi temi che ho messo insieme del passato in questo senso. Senti, Gesmina, break e poi torniamo. Sì. Devi sentire solo un po' di canzone. Dobbiamo salutarvi. Io, Gesmina, ti porto i saluti di tutto lo staff di Radio Monica. Grazie, grazie. Sono io che ringrazio tutti voi, ringrazio Radio Morgan, ringrazio te per l'invito che mi hai fatto, ringrazio le persone che hanno avuto la bontà di rimanere ad ascoltare, e io veramente sono molto contenta di questo tempo che abbiamo passato insieme a raccontare queste cose che hanno tutte scavato nel mio profondo per l'ennesima volta. E questo mi ha dato molta, molta soddisfazione. Sono molto, molto felice di questo tempo che abbiamo appena trascorso insieme. Vi ringrazio tutti, a prescindere. Io sarei rimasta a parlare con te ancora. Grazie. Tantissime. Ti ricordo di andare a vedere il sito di Gesmina, perché le sue opere con i bottoni, i tessuti sono interessantissime, oltre ad essere molto originali. Grazie, grazie. Ricordo nuovamente il mio nome, Gelsomina Vecchiato, su Facebook, su Instagram e www.gelsominavecchiato.com. Per qualsiasi cosa contattatela, perché veramente la sentite così, ma è così sempre. Grazie. È un piacere. Buona serata a tutti e grazie ancora di nuovo. Grazie a te, Gesmina. Ciao, Katia. Ciao e grazie. Grazie a tutti. Vi ricordo ancora che il Canto Poesia torna martedì prossimo alle 21.
ovviamente con un altro grande ospite. Ringrazio ancora tutti per l'attenzione. Ovviamente vi auguro un'ottima continuazione con la bellissima musica di Radio Oregon. E che dire, ci vediamo settimana prossima. Tutti connessi, mi raccomando, eh. Radio Morgan, for all the people of the world.